Bella a tutti ragazzi, qui è Marco Lavore e vi do il benvenuto a un nuovo episodio e quindicesimo episodio della campagna spagnola di Napoleone da Lavore. E oh mio Dio, quanto cambia l'interfaccia da Rome 2. Mi sento proprio a casa adesso. No, davvero è meglio ragazzi. Cioè, vabbè, ovviamente perché sono abituato. Ma, vedi qua tutto in ordine. È pure in ordine su Rome 2, però una volta che ti abitui a un'interfaccia è troppo difficile, oddio, cambiarla poi, trovarsi con un'altra che è diversa. Vabbè, senza indugia, senza di stronzate. Torniamo allora. Nell'episodio precedente, vi ricordate che a un certo punto il video si fermava e iniziava una clip con sfondo nero in cui parlavo? Bene, e vi dirò adesso quello che succede. In pratica, un esercito francese da Tolosa è avanzato fino a Pau, ai confini almeno, mentre vabbè. Poi il resto lo sapete, gli eserciti sono avanzati, tutto qua. Questo qui, Beresford, e oddio, fate un attimo vedere quanti ce ne abbiamo. Questo che si unisce con questo. Ok. Poi, che va insieme a Beresford, e se non sbaglio questo, come dicevo l'altra volta, con Picton, sì. Per me stavo per dire Pagenham, no, Wellington, no, nessuno dei due, per forza Picton. Mo se mi assassino pure Picton, vi giuro, guarda, quitto. Rage quitto come uno schifoso. Fermo pure i video, tolgo anche la serie. Vabbè, allora ragazzi, direi che comunque possiamo passare il turno velocemente, perché non possiamo fare niente. Sì, direi di... Oppure aspettare un attimo, potremmo... No, vabbè, siamo sicuri, aspettiamo qui al ponte. Difendiamo anche Saragozza mentre aspettiamo i rinforzi. Tanto passiamo il turno. Il problema ragazzi, sapete qual è? È che se mi attaccano con troppa forza lì a Po, potrei comunque arrendere. No, sì, ma che sta di... Tralasciando quello che non so cosa abbiano fatto i francesi là. Dicevo, che se avanzano troppe truppe lì a Po, prendo, me ne vado, mi ritiro con Picton. E avete visto che hanno fatto i francesi? Ma che cazzo? Fate vedere? Oddio, vedo una lama insanguinata. Agente assassinato. Patricio. Madonna, cioè. Perché sono entrato in questa regione? Cioè. Madonna. Non so, ho perso il conto di quanti agenti e generali mi sono morti assassinati in questa regione. Ma è una cosa incredibile. Come dicevo, le voci erano fondate. Stanno mandando un secondo generale, un secondo esercito. E la cosa non mi piace neanche un pochetto. Quindi, sapete ragazzi quello che sto pensando io? È una decisione un po' drastica, lo so. Però potrebbe anche essere utile, ovvero ritirarci da Po. Perché è troppo pericolosa la cosa. Quindi direi di andarcene. Lasciamo Po a loro, però al massimo riusciranno ad attaccarci con un esercito. Ci raggiungeranno, non lo so se la fanno, forse. Boh, credo di sì. Però possiamo, a parte, possiamo fare un'imboscata, credo. Ma poi penso che la facciamo di più a combattere un esercito da solo. Contando ragazzi anche che hanno tre, no, due giovani guardie, non so quanti ce n'altre avranno. Altre ce ne avranno, quindi la disposizione delle parole l'ho proprio, non si sa, l'ho distrutta la disposizione, mannaggia, guarda. Ok. Torniamo da Beresford. Sbrigate bello mio, che dobbiamo andare a fare il culo. Vecchio mio, vecchio. Allora, se voi proseguite qua. Oh, almeno entrano qui e c'hanno rifornimento moderato. Tutte le unità, vedete? Prima erano solamente le unità dei guerrillas. Quindi tutte quelle spagnole. Adesso invece sono anche quelle francesi. Sì, francesi. Mai, come potrebbe esserci un esercito francese? Unità francesi. Dico unità inglesi e... Sì, unità inglesi. Allora. Ma sinceramente dobbiamo aspettare un turno per fare in modo che Beresford abbia i punti di movimento. Però intanto con l'esercito di guerrillas
di guerriglia possiamo. Lo dico in spagnolo, non so se mischia spagnolo, francese, inglese, portoghese, italiano. Multilingua il video. Un commentary multilingua. Però basta dire stronzate e proseguiamo con la campagna. Allora, fatemi vedere un attimo. Ok, allora ci entrano 798 denari. La facciamo reclutare due fanti di linea per questi? Non è che servirà più di tanto. Fatemi vedere la cavalleria invece. Ce l'hanno. Beresford come sta? Ce n'ha abbastanza. Mettiamo due. Vabbè, ne mettiamo una recluta, poi non lo so. Fatemi vedere un attimo se sono i francesi. Ma sinceramente, raga, posso dire la verità, ma non, secondo me non c'è bisogno. Tanto proviamo a vendicarci contro qualche agente francese. No. Cristiano Antonio. C'è morto Cristiano Antonio. Lo so, raga. Uno si incazzerebbe e direbbe, cazzo, ma ho fatto una stronzata, mi è morto un agente. Lo sai perché non mi incazzo? È perché non ci tengo vedere tanto, perché c'erano tipo minimo 100 da gente su sta campagna, quindi me ne muore uno, me ne aggiunge un altro, oramai. Comunque, raga, vabbè, sì, alla fine non c'è bisogno. Secondo me, ovviamente. Allora, direi di passare velocemente il turno. Dai, cerchiamo di finire velocemente sta campagna. Si sono ritirati? Wow, what the fuck? Ma che cazzo? Ah, beh certo, la strategia, no? Usare le unità piccole. Agente reclutato, ve l'ho detto, vedi, tanta spia. No, un agente reclutato su sta regione, allora, o è un bene, perché sarà infame come gli agenti qua francesi che riescono a assassinare tutti, oppure verrà assassinato nel giro di un turno. Vabbè, direi. Vediamo un attimo che unità c'hanno qua. Vedo questa, probabilmente non c'è solo questo, nascosto. Yes, my lord. Ma neanche ci perdo tempo a vedere No one will che. Avanziamo verso Tolosa. Qua your desire. c'è un mezzo esercito. Vedete che stanno facendo? Stanno mandando rinforzi a Perpignano. Anche perché vedono che comunque stiamo avvicinando le armate a Barcellona. Barcellona. Beh, già non riesco mica a dire in italiano. Allora, però dobbiamo mettere Beresford alla punta dell'esercito. Cioè, è quello più forte. Ovviamente, non mettiamo mica questo. Più che altro questo lo mettiamo come esploratore. Barra sì, barra spaziatrice. Barra supporto. Ausiliare. Ok. Anzi, proseguiamo un attimino, vediamo un po' come stanno messi. Ok, torniamo da Beresford. Allora, torniamo. Questo non so quanto ci metterà a arrivare, sinceramente. Cazzarola. Se guardate i turni che impiega. 1, 2, 3, facciamo 4, 5 più o meno 6 anche per arrivare a Pau. Potrei anche sinceramente. Quanto mi produce Pau? Wow, 1105. Sono belle entrate, so queste, eh. Sinceramente attaccherei, me la difenderei, però. Vabbè, raga, vediamo un po', attacchiamo. Prendiamocela, anche perché oramai le minacce sono passate, è rimasta giusto questa. Quasi ritornano, ce ne scappiamo un'altra volta. Però non ce la faccio arrivare, è incredibile. Edificio sabotato. Wow, che grande perdita. Ti ha assediato poco, vabbè, lo so. Ok, passiamo il turno. Mannaggia, guarda. Mazza, oh, non me l'aspettavo. Vabbè, più o meno me l'aspettavo che comunque ci stavano un bel po' di unità francesi. Comunque ho visto delle unità scendere a sud, nella foresta. Ma non vorrei che mi escono fuori dai Pirenei. Allora. Tanto vabbè, la Spagna ovviamente non manda eserciti per aiutare. Agente giustiziato. Ah, è francese però. Che incredibile, oh, gliel'abbiamo fatta resistere contro un agente francese. Lo sai che voleva fare secondo me? Voleva assassinare Picton. Scommettiamo? Ci scommetto non so quanti agenti. Sì, hanno abbandonato l'assalto a Pau, quindi difendiamola. Ok. E entriamo in città. A posto. Rifornimenti? Vabbè, non abbiamo perso tanti uomini con gli inglesi, quindi non è un problema. Non è poema. Non è poema. Allora, questi qua.
Che vogliono fa? Ho visto anche gli agenti. Qua ci passano secondo me. Vediamo un po'. No, non me la segna come possibile passare. Sì, perché vedete. Fate un attimo vedere per curiosità. Ah, invece no, 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 c'entrano, c'entrano. C'entrano che sì. Allora, quello che faccio è. Avanziamo con Picton. Proseguiamo. E andiamoci a conquistare, va. Allora. Hanno delle unità. Però non sono. Non gliela fanno comunque. A tenere testa le mie. Quanto ci mettiamo per 5 turni per arrendere Barcellona. Barcellona. Però sinceramente io voglio metterci il meno tempo possibile, quindi conquistiamola così. Risoluzione automatica. Andiamo pacificamente. No, pacificamente no, dovevo darla agli spagnoli. Mi sono scordato. Vabbè dai, ci teniamo per un turno e poi gliela diamo. Così ci entrano più soldi. Non che ormai ci servano, sinceramente, però vabbè. Facciamo questi e attacchiamo qua. Ah! Me la dà. Me la dà quasi alla pari. Senti, raga, io non voglio rischiate perde per davvero stronzate. Quindi ci vediamo, facciamo sta battaglia veloce, veloce così, guarda. Incredibile. Ok, ragazzi, allora, vediamo un po'. Loro hanno, vabbè, unità di chasseur, fanteria di linea e. Appunto, ragazzi, sapete qual è quello che dava più svantaggio a me nel rapporto forze? Era appunto su unità d'artiglieria da 6 libbre. Non è tanto in sé, perché comunque credo di batterlo come esercito. Però l'artiglieria a volte davvero, ragazzi, sbilancia davvero tanto il rapporto, anche se magari poi non è utile. Vabbè, ragazzi, direi di cominciare. Comunque mi sono disposto, diciamo, su questa mini altura, diciamo. In modo da. No, così sto a fa un macello, sto a fa. Da colpirli appena ci ritroviamo qui. Quando non ha pioggia di fuoco. Mentre le mie unità di cavalleria lanciera l'ho messe qua pronte. Quindi magari sti tossi qua sono fastidiosi, no? Probabilmente dobbiamo fare questo giro qua. Pronte a caricare le unità di fanteria. Nel caso. Tipo questa fanterina, magari se riusciamo a caricargliela la mandiamo in fuga, anche se le nostre non sono più tanto forti. Non credo che avanzino, sinceramente. No, non avanzano. Che paragoni. Vabbè, pure giustamente non avanzano perché. Siamo stati noi a attaccarli, quindi. Direi di dividere le nostre forze. Andiamo un generale qua. Un generale qua. Avanziamo velocemente col tempo, se no ci affittiamo non so quanto. Allora, anzi, ma sapete che vi dico, no? Che vi dico, taglio direttamente affinché non si combatte. Oh, ragazzi, ho notato che si stanno girando le unità francesi, si stanno muovendo, quindi direi di metterci velocemente in formazione. Siamo questi qua. Stanno cambiando idea, vogliono attaccare? Stanno uscendo dal boschetto, però non so perché. Ah, si stanno mettendo una sorta di formazione. Avanzano. Vedete che avanzano. E vabbè, noi avanziamo. Vabbè, dovremmo comunque avanzare anche con gli altri. Ah, stanno uscendo. Fortunatamente. Però dobbiamo avanzare anche noi perché non ci arriviamo. Ah, stanno attaccando tutte là. Ok. Lo accetto come scontro. Andiamo, andiamo. Allora, avanziamo anche con la galleria. Sì, mi stanno attaccando le unità, i cannoni, però non mi fanno più tante vittime, specie con unità messe così. Cioè, le vittime sono davvero minimizzate. Beh, non è che le nostre siano precise, vedo unità. Signore, precisione 57, beh, non è male. stanno attaccando il nostro Infatti, generale. comunque abbiamo portato sui 200 uomini, però adesso indietreggiamo. Direi di attaccare questa unità di artiglieria lasciata solo, che c'è anche il generale. Avanzano, sì, ok. Intanto ci mettiamo pronti. Non voglio.
Ah, ci danno le spalle con questi scensori. Proviamo a dare una bella schioccata. Non lo so, ora li stanno muovendo. Non lo so che voglia fare sinceramente il computer. Ah, però comunque gli arriviamo a portata. Sempre il scensore. Vabbè, se troviamo il scensore, secondo me è meglio. La facciamo? Beh, bella scarica. È andato in fuga, ottimo. Cioè, ho perso due cavalieri, una e una. L'unità. Vabbè. Distruggiamola definitivamente. Ok, deve anche avanzare. Andare in fuga? No. Vabbè. Finiamoli con questi. Vabbè, direi velocizzare un attimino, sinceramente. L'hanno fatta? Sì, ok, mettiamoci pronti. Con la galleria rincorrevano. Vanno in fuga. Non è emozionante, raga, come battaglia, però. Che volete fa? Non li vedo. Adesso vi aggiudicherete una gloriosa vittoria, signore. Vai, vai. Prima vadano. Prima ritornino a combattere. No, gliela stiamo massacrando per l'unità. Ok, abbiamo presa. Ottimo. Finiamogliela. Finiamogliela. Gliela. Io in italiano, due cose molto, 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 molto d'accordo. Cioè, fatemi capire, questa unità di fucilieri di linea francese. Ma che sta facendo? Signore, quanto è bello il sole oggi. Specie queste palle di piombo che ci arrivano addosso. Ma, wow. E chi si aspettava che i francesi usavano sta formazione? Mi hanno colto sul fatto. Vabbè, raga, sinceramente direi che farvi vedere questo scempio, questo massacro, non vale la pena. Quindi ci vediamo direttamente sul campo di battaglia. Sì, campo di battaglia. Sulla mappa strategica. Ok. Loro sono rimasti tre uomini. Chissà che sono sti tre uomini. Sarà l'artiglieria, credo. Boh. Vabbè, noi abbiamo perso 500... Sì, 500, ma quanto mai? 57 uomini. Ok. Però abbiamo distrutto. L'importante è questo. Allora, noi ci mettiamo però dentro questa piccola cittadina. E controlliamo se esce fuori quell'esercito che ho visto, mi pare. L'avete visto anche voi? Io ho visto un esercito entrare nella foresta. Magari cerca di fare sto giro e attacca proprio da... dalla Spagna. Invece di scendere dalla Francia. Non lo so, vabbè. Poi vediamo. Nel cambio turno. Allora. Dobbiamo passare il turno, però aspettate, dobbiamo muovere l'esercito. Beh. Allora, fatemi capire. Ah, beh, comunque le nostre unità ormai sono quasi del tutto pronte, quindi non è un problema lasciare quella regione. E dirigiamoci verso... Oh. Ah, non me la fa fare il giro qua. Infatti sì, ma perché... Non gliela fa fare, non credo. Sì, glielo fa fare, credo, dai. Non c'è per forza il bisogno di fare sto giro. Quanto ce ne vogliono? 1, 2, 3, 4 e 5. Contando questo qua non si vede. 5 turni. Se non si sbrigano, sinceramente, sì, spagnoli. Allora. Vabbè, non è che Picton sia vulnerabile. Comunque ce l'ha un buon esercito. Solamente che non vorrei che magari mi attaccano con due eserciti. Questo è il problema. Chiudiamoci a Tolosa e non ce l'ho fatta, vabbè. Cosa ci danno qua? Vedo solo due unità, vabbè. Ok, ragazzi, passiamo il turno. C'ho paura che non ce la faccio neanche in questo video a finire la campagna. Credo che lo finisco appena riusciamo a prendere Perpignano. Una volta arriviamo a Perpignano, ci fermiamo, oppure vabbè, pure prima, dipende quanto tempo abbiamo impiegato in questo video. E finiamo il video e al prossimo video sarà Tolosa, l'ultima città, la battaglia finale per la Spagna. Agente reclutato. Severino non può. Madonna, ma quanti agenti ce ne sono? Non gliela faccio più. Basta. Finitela questi agenti. Ah, è sguarnita Perpignano, però... Ah, però non le stanno inviando queste unità. Credevo che poi le stavano inviando qui, a est. Per proteggere il confine. Vabbè, meglio così. Progresso culturale, propaganda antifrancese. Ottimo, ottimo. Allora, andiamo un po', anche se inutilmente, controlliamo un po' la... le tecnologie.
Uffici di reclutamento cittadini. Ora me non so neanche che servono a ricercare le cose. Vabbè, noi mettiamo così per sfizio a ricercare. Mannaggia, guarda. Ok, allora, muoviamo il nostro esercito spagnolo. Vai, vai. Veloce, veloce. Ah, ok, sono tutte rifornite l'unità. Ottimo, ottimo. Ah, vedete però, ragazzi, che potevo fare? Potevo lasciare questo ufficiale spagnolo, così appena arrivavo questo esercito poteva unirsi. Va bene, non è un problema, però potevo anche farlo, sinceramente, devo ricordarmi. Mannaggia me, guarda. A volte smentisco quello che faccio, è incredibile. Questo non l'ho messo a riparare, cazzo. L'ho scordato. Vabbè, tanto non ci serve. Vabbè, noi lasciamo questo esercito ancora qua. Al prossimo turno, se non si fanno vive niente, dobbiamo portarlo per aiutare. Che poi non possiamo neanche spingere molto, perché sì, arriva a Perpignano con Beresford, ma poi... E qui come faccio? Con Picton non è che posso spingere più da tanto, perché ho bisogno di quell'esercito, di questo esercito spagnolo. Quindi non è che abbiamo molte possibilità di muoverci. Vabbè, com'è qua il sentimento? Sono strafelici, credo. Sì, anche se non ci siamo. Quindi vabbè, direi di cominciare a avviarci verso Perpignano. Al massimo ci portiamo sui confini. Poi vabbè, si vede, si vedrà. Allora, Barcellona l'avevo promessa agli spagnoli. Tanto ormai non c'ho più bisogno di tutti questi soldi, quindi... regaliamola. No, gliela regaliamo al Portogallo, che sta in tema, capito? Proprio... Mannaggia, guarda. Spagnoli, cessione... Provare un po' di soldi da voi. Allora... Quanti ce ne... Aspettate un attimo. Quanti ce ne perdiamo se la diamo? 1314. Chiamiamo quella cifra, proviamo, vabbè. Spagna... Offri... No, qual è l'oddio? Da voi non faccio questo tipo di trattative. Offri omaggio di Stato. Non è offri omaggio di Stato. Neanche questo. Tributi. E non ci sta. Cessione regione tipo era. Bah. Incredibile. Non ci sta. Oddio, sarò io che sono un po' nabo, eh. Però, vabbè, ce la teniamo, che potevo dire. Ce la teniamo Barcellona. 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 Oh, oh, oh. Sì. Dovreste capire la citazione, vabbè, però l'ho detta un po'... Ho fatto da schifo sta citazione, però vabbè, lasciamo sta. Allora. Possiamo adesso passare il... turno, sì. Ok. Stavo un attimo a pensare, aspettate un attimo. E vabbè. Purtroppo anche sta... questa avventura sta per finire, però vabbè, normale. Non mi piace quell'esercito. Prima assediato. Poi si è fatta girare i coglioni. È andata verso ovest. Missione compiuta, ok. Vediamo un po', aiutante, va bene. Quell'esercito, sapete, vuole andare a conquistare Pamplona, beh, insomma, vuole prenderci un po' di regioni. E questo non possiamo, sì, non possiamo, non possiamo permettercelo. Tanto avanziamo. Probabilmente sta nei pressi di Pamplona. Credo di poterlo, di poter competere col mio, questo esercito spagnolo. Non voglio togliere Picton dalla regione. Non voglio rischiare che magari fanno appunto questo diversivo per prendersela la città. Quindi restiamo in guardia. Senti, raga, a me questo esercito più o meno potrebbe servirmi, quindi sta a perdere tempo. Qua non mi va. Guardate, boh, al prossimo turno mi vedo tipo 20 armate e fa conquista tutta la Spagna. Beh, sarebbe il minimo, sinceramente, aspettarsi. E ragazzi, scusate per la brusca interruzione, ma devo finire il video qua. Quindi ragazzi, scusate, avrei voluto farlo un po' più lungo, però vabbè. E quindi ragazzi, ci lasciamo con la conquista di Barcellona e la vigilia dell'ultimo video di questa campagna. Sentite bene, l'ultimo video. Quindi nel prossimo video andremo con Beresford alla conquista di Perpignano e, unificando gli eserciti e tutto, alla marcia su Tolosa. Quindi ragazzi, qui è tutto da Marco Dolore e ci vediamo alla prossima. Ciao belli!